Anticipazioni Il paradiso delle signore 7. Previsti colpi di scena e nuovi ingressi. Il paradiso delle signore sta per arrivare con la sua settima stagione su Rai 1. In sostituzione di sei sorelle, la soap tornerà a raccontare le vicende del magazzino, di Vittorio Conti e di tutti gli altri protagonisti. Ovviamente sono sempre di più le indiscrezioni che arrivano sui nuovi episodi e, a quanto pare, ci saranno moltissimi colpi di scena ed una serie di new entry. Sarà, quindi, una stagione all'insegna dei cambiamenti, almeno durante le prime puntate. Il paradiso delle signore 7 si apre, ovviamente, ripartendo dalle vicende che hanno coinvolto di più i telespettatori alla fine della stagione in precedente. In particolar modo, Gemma è al centro dell'attenzione. La ragazza aveva sottoposto Stefania ad un ricatto per evitare che lei stesse con Marco, ma Gloria si è fatta arrestare affinché il ricatto della zanatta non avesse più senso e sua figlia potesse vivere liberamente il suo amore. Secondo le indiscrezioni, questi avvenimenti segnano un punto di svolta nella vita di Gemma. A quanto pare, infatti, la giovane decide di ritirarsi in convento e di lasciare Milano. La decisione può essere dettata da un sincero pentimento per quello che ha fatto alla Colombo, ma anche dal timore di poter essere oggetto di vendetta. Stefania, nel frattempo, può vivere in serenità il suo amore con Marco. Sembra proprio che però non manchino i problemi per lei, neppure nella settima stagione. Con il trascorrere degli episodi, Stefania accusa i sintomi tipici di una gravidanza e per questo motivo scopre di essere rimasta incinta, fuori dal matrimonio. A quei tempi si tratta di un problema non da poco, che la Colombo deve affrontare insieme a Marco. Nel frattempo per Gloria dovrebbe arrivare il lieto fine, dopo tante tribolazioni. Il suo arresto dura poco tempo e la donna torna in libertà, e per lei potrebbe esserci in vista anche l'amore con Ezio. In questo modo, la famiglia Colombo verrebbe finalmente ricompattata. Al di là di tutti questi interessanti colpi di scena, sono previsti anche nuovi ingressi destinati ad aggiungere un po' di pepe alle dinamiche della soap. I due nuovi personaggi a cui i telespettatori dovranno dare il benvenuto sono Clara ed Elvira. Queste ultime diventano a tutti gli effetti le nuove Veneri e sostituiscono Irene, la quale aveva dovuto prendere il posto di capocommessa di Gloria dopo il suo arresto, ed ora. Quest'ultima esce di scena, forse dopo essersi resa conto che il suo amore per Nino non è più realizzabile. Clara ed Elvira diventano quindi le due nuove Veneri, e potrebbero esserci in vista anche degli amori per loro. Le due ragazze sono molto diverse, visto che Clara viene dalla campagna, è timida e non è molto abituata alla vita mondana. Al contrario, Elvira è estroversa, spigliata, abituata a parlare con tutti e alla vita di città. Un altro importante ingresso è quello di Matilde di Sant'Erasmo. Come si può dedurre dal cognome, la donna è una parente di Adelaide, ed è infatti la moglie di Tancredi, il fratello di Marco. Adelaide la chiama per aiutarla nel suo lavoro e, a quanto pare, Matilde potrebbe anche prendere il posto di Flora, dopo le macchinazioni della contessa. La nuova di Sant'Erasmo, allo stesso tempo, è destinata ad instaurare un rapporto particolare con Vittorio. Nonostante sia sposata, tra i due nasce una bella complicità e quindi potrebbe esserci una nuova storia d'amore per Conti. Voi che cosa ne pensate? Vi sembrano interessanti i nuovi personaggi e i nuovi colpi di scena previsti per questa settima stagione e la seguirete? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.